Invece hai un album in uscita, il primo disco vero e proprio. Sì, sì, il primo disco. Intitolato Sergio Silvestri. Sì. Molte canzoni in inglese e poche in italiano, come mai? Guarda, io sono cantante, cioè canto inglese. Per forza di cose, la tua lingua. Non volevo proprio mettermi in gioco un po' con i due pezzi che ho scelto, che è Con te, scritta da Giorgia, la seconda è Come il sole ad ottobre, scritta da Federica Batte, che è la prima volta che ho sentito lei cantare il pezzo, mi sono commosso perché il testo è intenso. Sì. Ma come hai scelto le canzoni? Allora, l'ho scelto perché sono... Un desordio sono importantissimi. Sì. Guarda, l'ho scelto delle cose che mi piace fare a me, la musica, anche la genere che ci tengo tantissimo, proprio però non sono quello che mi piace il base, no? Io vado subito al base, non è proprio il testo, perché se non hai un messaggio, per me, se non hai un messaggio che stai portando avanti o portando alla gente, non è musica. E quindi ogni canzone c'è un messaggio che a cui tenevi tu. Sì, è così. Vabbè, non male, sono molto curioso di sentirlo il disco, non l'ho ancora sentito, quindi mi farà molto piacere vedere che ci hai messo dentro. Perché Sergio è stata una sorpresa per noi tutti, una persona che con questa vocalità e con questa forza personale, dalle nostre parti, francamente, non si vede con facilità. No. Senti, c'è qualcosa che, insomma, questo rapporto America-Italia è curioso, no? Cioè, è difficile trovare un cantante che è sulla nostra scena. Com'è essere così in Italia, essere così un po' a metà? Sono trasferito qui in America dopo un incidente che mi ha bloccato di giocare football americano. Mi sono trasferito a Lecce, Gallipoli, proprio la gente. Sai che c'è stata una mobilitazione dalla Puglia, perché a un certo punto ti davano per vincitore, nel senso che sui social, no? c'era stata proprio una mobilitazione campagna, ma pensavo che ce l'ha fatta, perché c'è tutta la girata, la cosa ha vinto, erano fuori di testa. No, i pugliesi, per te dico, c'era stata. Mi volevo molto bene, questa cosa sono molto contento. Però penso che, sono felice di tutte le cose che ho fatto, e Salemo era tosta, quindi non era niente di niente da dire. Ecco il disco. Sì. Eccolo qua, lo apro. Lo apro perché così lo dobbiamo sentire per forza.